Allora, in questo momento ci troviamo ai due palazzi dove è una delle discese a mare di San Giovanni, che poteva essere un posto dove avrebbe creato tanto lavoro proprio per la questione turistica. Quindi no? Questa è quella zona, scusami un attimo Tina, sì. è quella zona che da San Giovanni collegava Pietrarsa ed effettivamente questo è stato fatto. Sì. Poi qua abbiamo un depuratore che non è mai andato in funzione. Sono 13-14 anni e non l'hanno mai attivata adeguatamente, quindi le acque sono quello che sono. Regionale? Prima regionale, adesso lo sta acquisendo il comune di Napoli. Allora, noi da un lato a sinistra troviamo Pietrarsa, che poi è la prima stazione di Napoli, è partito da qua il primo treno, quindi è straordinario già questo. E poi dall'altro lato invece abbiamo tutte le brutture. E da qua non è che riusciamo a vedere tutto, non so se riusciamo a vedere, se andiamo da questo lato qua c'è anche la Turbogas. Noi oggi siamo qua per dire ai cittadini che ci hanno negato dei diritti. Questi sono i diritti negati, i diritti di andare al mare, il diritto alla cultura, perché tra San Giovanni e Torre abbiamo ben 122 ville vesuviane che invece sono state completamente abbandonate. Quindi il turismo che non funziona, c'è un concentrato con una turbogas che comunque sa le turbine basse e energia, cioè io non lo so i cittadini di San Giovanni quale beneficio abbiano potuto ottenere da questo. Poi ci sono i depositi dell'acqua, che è veramente un insieme. I depositi della Quet sono quelli che stanno alle spalle. Alle spalle, che non sono molto distanti da questo posto. Sì. E sono degli enormi bidoni dove comunque contengono dei idrocarburi. Sono proprio dei silos là, che stanno là in un posto abitato. E da questo punto fino alla Turbogas saranno 500 metri? Sì, anche di meno. Poi tra questo e la Turbogas ci dovrebbe essere anche questo grande progetto del Porto Fiorito e questo progetto che poi mette da sempre diritti a chi ha e non a chi non ha. Perché quante persone hanno la barca? Noi abbiamo fatto la campagna spiagge pubbliche e allora quante persone possono avere la barca su 100 persone? Uno può avere la barca, gli altri 99 hanno il costume, per cui penso che il diritto dei 99 venga prima di uno solo. Una grande anche balneabile. Non è balneabile, questa zona non è balneabile, poi ci sono anche, qua noi vediamo il depuratore, ma dall'altro lato c'è anche l'uscita di un alveo. Ho capito che abita a 500 metri dalla zona nativa di San Giovanni a Teduccio. Io vedo che c'è una scarsa ricettività e soprattutto è scarsamente presidiata dalle forze dell'ordine, perché qua di pomeriggio il cittadino ha paura di venire. Anche la sera. Esatto, questo sto dicendo. E poi volevo dire una cosa molto importante per riallacciarmi alla questione dei silos degli idrocarburi. Circa 10 anni fa ci fu un'esplosione, ci furono dei morti, interi palazzi a distanza di 5 km furono seriamente devastati. Si parlò di delocalizzazione, perché questo inficia fortemente e va a discriminare fortemente i cittadini della zona orientale. E non è detto, e sono certo, nonostante non ci siano degli studi, che questi incedono tumori, perché questi silos, diciamo così, evaporano gli idrocarburi, non sono un chimico. Comunque in ogni caso non possono stare a ridosso di una popolazione della zona orientale di Napoli, si era detto che li avrebbero delocalizzati, invece non è successo nulla. È una strada, dovrebbe essere una strada comunale, ovviamente. E sono 20 anni che è una discarica abusiva, sarà stata bonificata 4-5, sì, ma sono 500 metri, lei ne vedrà solo un po'. Questi muretti di cemento sono il tentativo di uno sbarramento che è stato effettuato 10 anni fa, perché qui da 12 anni c'è un'ordinanza di sbarramento. Cioè 12 anni fa il presidente di questa municipalità
Poiché si rese conto che questa strada, per quanto nel pieno centro abitato, ma come può vedere è completamente disabitata, no? Era fatto oggetto, e 12 anni fa il presidente della municipalità ottenne un'ordinanza che doveva essere sbarrata. Fu fatto un pallido tentativo, ovviamente, subito rimosso. 2 anni fa, nel pieno delle nostre proteste sul territorio, fatto anche con gli amici del movimento, è stata emessa una nuova ordinanza sindacale. Poi lei magari mi darà un recapito o email, io le mando tutto, ho 3 anni di denunce, email, segnalazioni, lei potrebbe massacrare chiunque. E che cosa si sono inventati 2 anni fa? Una nuova ordinanza sindacale, hanno revocato quella di 10 anni fa. Praticamente qualcuno dopo 10 anni si è reso conto che questo sbarramento non poteva essere perché bisognava tutelare dei residenti, e hanno trasformato lo sbarramento, hanno revocato lo sbarramento e lo hanno sostituito con un divieto di accesso veicolare eccetto i residenti, così sta scritto sull'ordinanza. Divieto di accesso mai segnalato, era presupposto fondamentale per l'entrata in vigore dell'ordinanza, quindi ordinanza mai entrata in vigore, cioè qui siamo in presenza di una strada che dovrebbe essere chiusa per legge, ed invece continua ad essere aperta. Il campo Rob in realtà insiste su un territorio privato? Sicuramente immagino che sia un territorio pubblico, un pezzo di terra. Poi ci stanno tutti i reduci della faida di Ponticelli del 2008, si ricordano? Qui c'erano 30 Rom nel 2008, poi adesso saranno una comunità di 1000 persone, nessuno li gestisce, nessuno li controlla. Piazza Cimitero, quartiere Barra. Sì, l'hanno cambiato nome tre volte nel corso degli ultimi, prima all'epoca delle ordinanze via Angelucci, poi Traversa Cimitero, adesso se va su Google la trova con Cupa Cimitero a Barra. Cambiano nome forse per disorientare, chissà, le varie denunce, i vari ricorsi, cambiano solo nome. Guaina, cioè, ma questo minosa, rimossa. Ripeto, all'inizio dell'anno hanno iniziato l'ennesima bonifica, adesso pare che si siano interrotti perché hanno scoperto l'amianto, che poi l'amianto, che c'era l'amianto lo sapevano 7 mesi prima. Adesso si sono interrotti perché hanno scoperto l'amianto, che ora le faccio vedere. Guaina bituminosa, che adesso so che è un rifiuto speciale. Eccolo qua, la mia. Ce n'è dell'altro ovviamente, più avanti. Eccolo qua. Bonifica è stata interrotta perché ovviamente in presenza di amianto bisogna far intervenire la regione. Oramai mi sto pure approfondendo le mie conoscenze. Questa continua ancora, 100 metri più avanti c'è il campo dei signori Rom. Incredibile. La raccomandata al sindaco di Napoli, al presidente della regione e a tutti i membri della commissione ambiente. Beh, io, se lei mi dà un suo recap, sì, un'email, io le posso dare 3 anni di denunce. Molte mi hanno anche risposto, c'ho qualche risposta di Sodano, c'ho qualche risposta della segreteria del sindaco, oramai sono diventato, pur essendo una persona per bene, un volto noto al commissariato, al commissario di Barra San Giovanni, il dottor Pietro De Rosa, sono diventato un volto noto alla presidente della municipalità Cozzino, che quando mi vede quasi trema, non so più che cazzo fare. È stata fatta un'interrogazione parlamentare da Di Maio, sì. Ma non è solo su questo specifico, ma è su tutta la condizione dei campi Rom. Siamo qua all'Ospedale del Mare, che doveva essere un grande progetto finalizzato poi al ridimensionamento della spesa sanitaria, con la chiusura di alcuni ospedali nel centro di Napoli e quindi il completamento di questa struttura che sembra non finire mai. La cosa che più ci spaventa è il fatto che sia stata costruita in una zona per noi rossa da sempre, mentre la protezione civile, quando è stato presentato il progetto, lo faceva rientrare in zona gialla. Oggi ufficialmente la protezione civile ci dice che questa è un'area rossa,
quindi Barra, San Giovanni e Ponticelli rientrano pienamente nel piano di evacuazione o di questo ipotetico piano di evacuazione per il rischio vulcanico che deve essere ancora poi fatto. Quindi quello che vogliamo mettere in evidenza è che innanzitutto questa struttura sta succhiando denaro pubblico. Cioè, che sono sti obrobbi, cosa sono? Questi sono i bipiani, sono stati sistemati in due aree, una qua e sempre, fa parte sempre di Barra questa zona, e poi ce n'era un'altra dietro alle spalle di Villa Letizia. Questi bipiani avevano lo scopo, dopo il terremoto, di sistemare le famiglie, e quindi erano delle case parcheggio momentanee, mentre in realtà dagli anni 80, come vedete, questi bipiani sono ancora qua. Quelli di Barra di Villa Letizia sono stati svuotati e distrutti, mentre questi no, perché sono occupati da diverse etnie, quindi bisognerebbe un attimino sistemare anche la situazione degli occupanti, che non sono solamente napoletani, ma troviamo un po' di tutti i colori, di vari rifugiati politici, no? Di situazioni di grave disagio a livello internazionale, quindi abbiamo kosovari, albanesi e anche africani. I tetti? Sono tutti in amianto, ragazzi, sono tutti in amianto, e questo è il pericolo più grande di queste strutture che dovrebbero andare demolite. Questo è il problema più grave, anche perché ci abitano dentro e chiaramente sono occupanti, però ci vivono anche dei bambini.